Ciao ragazzi, me l'avete chiesto in tantissimi e quindi oggi vi porto un bel video dedicato di nuovo alle vostre unpopular opinion. Iniziamo quindi dalla prima domanda che è: io nonostante tutto ho apprezzato la seconda stagione di The Promised Neverland. Nulla da togliere alla prima che è spettacolare. Ma allora, io conosco qualcuno a cui è piaciuta la seconda stagione, però sinceramente non ne capisco molto il motivo, nel senso che una stagione dove non succede quasi nulla è sempre una quiete prima della tempesta, perché sembra sempre che sia per accadere qualcosa ma non succede niente. Tagliano praticamente tutta la storia del manga per mettere le scene un pochettino più tranquille, visto che non riuscivano ad animare quelle là un po' più particolari. Si perde tutto del manga, non che il manga sia incredibile in quei punti, ma sicuramente era molto molto meglio di come hanno reso questa seconda stagione. Quindi veramente non so come abbia fatto ad intrattenerti, perché io mi sono annoiato dall'inizio alla fine. Poi anche la qualità non era il massimo, ma vabbè, ai tuoi gusti è ok. Fairy Tail criticato solo per il fanservice che si trova quasi ovunque, ma in realtà è una storia non male. Il fanservice sì, spesso è stato citato da tante persone, quello un po' ecchi, sessuale, no? In realtà sappiamo che tantissimi anime sono così e magari potrebbe essere anche considerato divertente. Io l'ho visto quando ero molto molto piccolo e all'epoca non posso dire che non mi piacessero quelle scene lì. Adesso lo troverei molto più insulso, però sta di fatto che la storia, allora la storia secondo me all'inizio non c'è proprio, non ha una vera e propria storia Fairy Tail. Poi a lungo andare nasce qualcosa e soprattutto nella parte di Tartaros secondo me non è così male. Magari sì, è troppo odiato Fairy Tail, perché comunque ci sta, è una serie carina da vedere, leggera, i personaggi hanno anche un bel design secondo me, però non è niente di che, quindi diciamo una via di mezzo con quello che dici. Non credo sia tanto criticato solo per il fanservice, ma anche perché si dice che non abbia una grande storia. Molti dicono poi che copia troppi altri anime come One Piece, ma questa cosa non mi sembra troppo vera, perché stiamo parlando di due opere completamente diverse. Una è molto molto semplice e banale, l'altra è molto più complessa e importante anche. Dove guardi anime? Ma veramente sta domanda, ma che cazzo? Ho chiesto a un popular opinion dove guardi anime. One Piece sopravvalutato. Puoi rispondere tu a questo punto, visto che è il tuo anime preferito. Ti sei fermato alla Basta forse. Però era bello alla Basta. Ma magari lo ha annoiato. Non è sopravvalutato One Piece, non ho capito un cazzo voi semplicemente. Io sono quello che monta gli hentai di questo. Che vedeva il padre. E adesso parliamo invece di un anime sottovalutato. Bleach è sottovalutato. Il fatto è che se non mi argomentate un pochettino la frase, io non è che sappia dirvi chissà che. Però forse sì, dai, rispetto a tanti altri anime classici, Bleach non è tanto considerato da noi. Anche se c'è da dire che il finale del manga è un po' rushato, un po' velocizzato e abbastanza deludente. Però nell'anime, soprattutto con questo nuova stagione, secondo me stanno facendo un lavoro incredibile. Non so se è sottovalutato perché comunque è un'opera molto conosciuta, la vedono in tanti. Secondo me sono altre le opere per cui utilizzerei questo aggettivo. Non so se questa è un popular opinion. Fate Zero non è la miglior saga di Fate. Sì, è un po' unpopular perché coloro che guardano tutto Fate dicono sempre che Fate Zero è la serie migliore di tutte, la più complessa, profonda, e sotto certi versi anche vero, perché sicuramente la serie più matura di tutte quelle di Fate. Però guarda, io lo capisco, perché anch'io preferisco Stay Night, soprattutto per i personaggi. Sono più affezionato a Rin, a Sakura, a Emi, a Shiro, piuttosto che ai personaggi principali di Fate Zero, che però bisogna ammettere vanno ad affrontare tematiche ancora più mature rispetto alla serie principale. Quindi capisco molto quello che dici, anche se forse oggettivamente parlando, giusto per usare questo termine, Fate Zero è davvero la migliore. Non tecnicamente parlando però, narrativamente. Gaon è sottovalutato, hai perfettamente ragione, guardalo tutti perché è bellissimo, soprattutto se vi è piaciuto anche Bocchi the Rock. Mio tutta la vita. Gojo più forte di Saitama. Come ho detto più volte, io non sono uno di quelli che si mette a fare i confronti fra personaggi di opere e universi completamente differenti, creati da autori completamente differenti. Quindi per me è un po' superfluo come argomento. Per me il manga di Dr. Stone è molto superiore all'anime, che tecnicamente non mi dice molto. E qui in realtà sono d'accordissimo, perché l'anime di Dr. Stone ha un bellissimo character design dei personaggi, sono molto molto belli, anche l'ambientazione, però è un po' un PowerPoint, le animazioni sono veramente pochissime. Il manga invece disegnato da Boichi, ho visto che ha delle tavole pazzesche. Kazuya è un ottimo personaggio di Rent-A-Girlfriend, credo, scritto in maniera perfetta per ciò che rappresenta. Guarda, io ho capito magari cosa intendi, però io apprezzo i personaggi non positivi, come ad esempio uno Shinji Ikari, però lì è tutto più contestualizzato, c'è anche una vera e propria crescita, sì è particolare ma c'è, è tutto più realistico. Ma Kazuya, io no, con quelle waifu lì Non puoi essere quel protagonista che crede di fare le cose giuste ma fa sempre i stessi cazzi. È un coglione, è stupido, basta, punto. Sword Art Online e Chainsaw Man per me possono anche bruciarli.
Sword Art Online non è che sia proprio il massimo, però Chainsaw Man, dai, non li paragonerei, insomma. Poi Porelli, dai, gli autori hanno fatto il loro massimo. L'anime di Monster è noiosissimo, totalmente d'accordo. Nonostante sia molto fedele al manga, ho parlato anche con altre persone che l'hanno visto e molti sono d'accordo con me e con te, che effettivamente è un anime che ha proprio un ritmo pesante e lento. L'ho comunque finito perché la storia era incredibile, però prima o poi devo leggermi tutto il manga, ricoletto soltanto l'inizio per vedere la differenza e ho notato subito, percepito subito che il manga fosse superiore, nonostante fosse la stessa roba, ma proprio a livello di narrazione è tutto più fluido e funzionale. Hunter x Hunter non ha archi narrativi brutti, ma brutto infatti è un parolone, dai, non ha nulla di brutto Hunter x Hunter, al massimo io direi che alcune saghe sono un po' noiosette e a volte hanno tanti punti morti, tipo l'inizio della saga delle formichimere o anche molte parti di Grid Island, però la noia è molto soggettiva, quindi lo so che molti amano Hunter x Hunter, non posso allargarmi più di tanto, anche se pure io lo apprezzo, cioè soprattutto la serie del 99 a me è piaciuta tantissimo. Poi le ultime saghe un po' meno per i miei gusti, però restano comunque realizzate molto bene. Demon Slayer best animazioni, non è una popular opinion, lo dicono in tantissimi, però il problema è che la popular opinion, cioè che non ha le best animazioni, sarebbe la cosa corretta, perché Demon Slayer ha un bellissimo compositing, nel senso che ha tanti bei effetti speciali, un bellissimo connubio fra 2D e 3D, dei bellissimi colori e delle bellissime ambientazioni, ma tutto ciò non riguarda le animazioni, che sono comunque buone e alle volte hanno dei picchi, come ad esempio l'episodio 10 della seconda stagione, che è veramente incredibile, però nel complesso Demon Slayer non ha tutte queste animazioni super belle, super fluide come alcuni credono. Ha un ottimo lato tecnico, questo sì, ma non le animazioni, non sono quelle il suo punto forte. Un anime della stessa categoria che secondo me invece ha delle ottime animazioni, quello è Jujutsu Kaisen. Sasuke è un insopportabile palo nel culo, grande, sono d'accordissimo, mi sta sul cazzo perché cambia sempre idea ogni puntata che passa in quella serie, mi dà proprio fastidio tutto ciò che fa dopo la prima parte di Naruto, cioè da quando cresce Shippuden, insomma, nell'anime. Da lì in poi purtroppo non mi è più piaciuto, l'ho trovato più volte incoerente, sinceramente. Secondo me non è scritto malissimo, però comunque ci sono delle cose del personaggio che non hanno granché senso per come vengono messe in scena. Se mi fai il paragone Naruto contro Sasuke, io ti dico: mamma mia, Naruto lo distrugge. Almeno per l'evoluzione, poi lo so che Sasuke è più figo, è più fregno, tutto quello che volete, però insomma, Naruto ha un'evoluzione molto più interessante, secondo me, e più sensata. Cowboy Bebop non è che non mi sia piaciuto, ma la maggior parte degli episodi li ho trovati noiosi. Secondo me Bebop non è una di quelle serie che si può vedere in qualsiasi momento e a qualsiasi età, perché effettivamente è una serie che secondo me parla molto più agli adulti piuttosto che ai ragazzi per i temi affrontati. È una serie importantissima, quindi chiunque dovrebbe vederla prima o poi, anche molto molto bella, però non la consiglierei a chi è molto giovane, perché secondo me, hai ragione, potrebbe annoiare. Io infatti l'ho vista due volte, la prima volta avevo tipo 15 anni e non mi era proprio piaciuta, mi sono ammosciato come non so cosa. Poi l'ho rivista, mi sembra, a 19 anni e l'ho apprezzata di più, anche se ancora delle cose vedevo che non appartenevano molto a me, che non era proprio una serie nel mio target, nonostante avessi comunque 19 anni. Secondo me dopo i 20 o ancora più adulti funziona molto di più. Chika, peggior personaggio femminile di Kaguya-sama, troppo comic relief, non hai capito un cazzo. No, per parte gli scherzi, lo sai che io sono un fag di Kaguya-sama e soprattutto di Chika, quindi non puoi chiederlo a me. Non puoi parlare così con me di Chika, mi dispiace. Non possiamo proprio fare discorsi sensati, perché io non posso farli, non posso dire nulla di negativo su quel personaggio e su quell'anime, punto. Black Clover, il miglior new gen. In effetti non lo sento spesso, quindi ci sta come un popular opinion. Ci sta, nel senso che è una serie che a me è sempre piaciuta, perché riesce a combinare bene tanti aspetti tipici dei battle shonen classici come One Piece, Naruto, Dragon Ball, prendendo però soltanto le parti più interessanti di quei manga lì, e hanno fatto un bel miscuglio in Black Clover. Non è nulla di assurdo, però è un bel miscuglio di tutti questi generi. Ma chi cazzo urla? L'anime secondo me ha tanti problemi, perché c'ha delle puntate clamorose a livello visivo, altre che fanno proprio cagare. Poi adesso l'hanno pure interrotto da tanti anni e spero che vada avanti, insomma è uscito solo il film quest'anno. Non mi piace proprio Asta come è diventato nel timeskip, proprio esteticamente, però a parte queste sciocchezze la serie secondo me funziona, anche proprio la trama è molto molto figa, per essere ovviamente un battle classico. Bocchi the Rock, troppo sopravvalutato. Oh, ma che, come ti permetti? Ma non è vero, è bellissimo Bocchi the Rock, ma guardatelo tutti, uno dei migliori anime slice of life musicali mai creati nella storia. Molti di voi secondo me dovrebbero capire meglio qual è
lo scopo degli anime slice of life, di vita quotidiana. Non è che tutti gli anime hanno bisogno di una trama assurda per andare avanti, dipende dal loro scopo. Hunter x Hunter 99 è meglio di 2011, più seria, più dark, meno censurata, dabbinita migliore, doppiaggio sicuramente, più inquietante, sono d'accordo in tutto. È molto molto più bella secondo me la serie del 99, anche se ovviamente non adatta tutto. Gli eventi sono gli stessi, però l'atmosfera che si respira è molto più affascinante secondo me. Non mi piace Code Geass soprattutto per le luci, ma mi stai prendendo in giro? Cioè l'unica cosa bella di Code Geass... No vabbè, non è l'unica cosa bella, però è sicuramente il punto forte di quell'anime, le luci. Magari ti sta sul cazzo quel tipo di personaggio vindicativo, però in realtà di Code Geass la cosa migliore davvero è il protagonista senza dubbio, e i secondari non sono nulla di memorabile rispetto a lui. Quindi sì, abbastanza forte come affermazione della prima volta che la sento. E chiudiamo con Tokyo Ghoul non è così brutto come molti dicono, ma guarda, secondo me brutto brutto, allora dipende dal media di cui parliamo, perché il manga non è brutto, fino alla fine non è brutto, ma l'anime, ragazzi, ha una prima stagione secondo me carina, molto carina. Già Rutei, la versione che non copre il manga, era un po' un casino, anche se secondo me nonostante tutto era guardabile. Però poi Tokyo Ghoul Red, cioè ragazzi, ma che cos'è? Hanno adattato 30.000 capitoli del manga in 20 puntate, hanno fatto una roba così rasciata e veloce che non si capiva niente, le animazioni facevano cagare, non si capiva nulla dei personaggi, come arrivano a fare determinate cose. Era proprio fatto male, un adattamento anime fatto malissimo sotto ogni punto di vista. Il manga invece è tutta un'altra cosa, quindi se mi parli di quello ha più senso. Però Tokyo Ghoul Red in formato anime è una schifezza. Detto questo, ragazzi, avete fatto veramente tantissime domande, quindi dobbiamo continuare questo format per forza, perché se no questi video durano un sacco. Io vi ringrazio per essere stati qua, fatemi sapere ovviamente se vi piace vedere questi video, se ne volete vedere ancora altri, e ovviamente vi lascerò su Instagram, quindi seguitemi anche lì le prossime, in prossimi box domande per il prossimo video, penso ne faremo magari uno al mese circa. E quindi detto questo, grazie ancora per essere stati qua, anche al prossimo video.